Ciao e benvenuti a un nuovo video. Quanto tempo, vero? Lo so perché avevamo fatto il video precedente dove aprivo la collezione, swatchavo con voi la collezione Disney con Principesse Disney per Essence, mentre adesso siamo qui con quella di Catrice, che è uscita nei negozi fisici ed è online disponibile da un po', ma io aspettavo il negozio fisico per poterla provare. Ovvio è che ho provato solo alcuni prodotti, quelli che ho trovato li ho presi. Quindi abbiamo, ve li mostro subito. Bene. La palette non l'ho trovata, ma ho il mascara di Ariel, questo che è il Glam & Doll Waterproof. Quindi in teoria dovrebbero anche essere diversi, bene. Ed è questo che è il Glam & Doll Ciglie Finte, che è quello di Belle. Quindi abbiamo quello di Ariel e quello di Belle. Bello il pack. Questi li userò velocemente, quindi questo è waterproof. Beh, ovviamente è dedicato al mare con Ariel e quindi ci sta. E quello di Belle forse sarà uguale, effetto ciglia finte. No, è diverso lo scovolino. Benissimo, questo è più arcuato. Benissimo, quindi stessa collezione, ma due mascara diversi che inizierò a provare. E andiamo qui. E adesso andiamo alle palette. Di palette invece ho trovato quella di Belle e quella di Pocahontas. Non ho trovato la palette di Ariel e non ho trovato il mascara di Pocahontas. Se c'erano, non lo so, sinceramente. Partiamo e vi mostro le palette. Molto bella il fatto che abbia in rilievo questi decori. Appoggio qui l'altra. Questi decori glitter. 18 ombretti con lo specchio. Ah, sì, è vero che hanno le plastichine di protezione che si incolla proprio attaccata. Finalmente, così in negozio non devono più bocciare le dita nelle palette, che è una cosa che odio. Ed la palette è questa. Mi sembra che abbia una buona scelta tra shimmer ed non, ah sì, vedo degli ombretti duo opachi. La scelta è buona. Mi piace anche che abbia il diamantino. Adesso vedremo se l'altro è uguale. Al posto delle stelline che sono un po' antipatiche, ma andiamo a provarla, a swatcharla assieme perché mi aspetto grandi cose e temo già per il blu, perché se vi ricordate video scorso il blu di non mi ricordo quale, non mi ricordo quale di Essence, ma non mi ricordo di quale principessa, mi ha macchiato inesorabilmente il dito di blu e non è più venuto via, quale Jasmine. Adesso proviamo questa. Allora, bello il fatto che però questi quando hanno disegni è molto polverosa. Vediamo il doppio. Ok. Bello. Gli opachi sono quasi gessosi. Ve lo dico subito. Infatti si vede. Ma andiamo a swatcharla. Bello, bello. Ok. Gli opachi sono una cosa tremenda, sinceramente. Sì, cioè, proprio sinceramente. Per adesso sono molto proprio stile gesso. Andiamo a provarli per bene, ma andiamo a vedere gli altri colori. Questo è quasi cremoso, sembra più un, è cremoso, sembra cremoso ed è bellissimo. Andiamo con questo. Allora, questo e questo che sono Maurice e Govn, scritto, non mi ricordo questo personaggio, sono quasi cremosi, con una texture molto particolare. Belli, eh? Questo è il primo, infatti vedete anche come si stende, proprio lavorato, però è molto bello. Poi andiamo con l'azzurro, anche lui un po' meno, però vediamo,
Ok, questo è un opaco che è pigmentato finalmente. Quindi posso dire intanto che testeremo, ma per ora, perché adesso ne arrivano degli altri, per ora di opachi chiari sono polverosi, quasi gessosi, mentre gli altri vuol dire il marrone opaco, no. Ma adesso andiamo avanti e arriviamo con un rosa opaco che vedremo. Il doppio, bello questo della bestia, bello, vedete, c'è la rosa, che c'è il disegno della rosa, al primo passaggio va via, era proprio solo in superficie, l'oltretutto è molto polverosa. Secondo la bestia, potevano farlo un pochino meglio questo colore bestia. Vedete, questo è il primo che è super gessoso, il doppio è bello. Ok, ma non troppo ok. Ultimo giro con gli ultimi tre. Il diamantino. Mamma mia, ha una formula cremosa anche lui. Sì, sono proprio cremosi. Che è bello, eh? Ecco, invece mi ha stupito davvero tanto questo Lumière, ve lo mostro. Abitius non piace, happy end. Allora, sono questi. Guardate Lumière, che bello. Giallo, ma è un oro luminoso ed è l'ultimo. Allora, cosa dire di questa palette? Che intanto pulisco i nomi perché sennò non riesco a vederli. La rosa che era disegnata è solo in superficie, poi è polverosissima, quindi va via subito. I colori sono belli, ci sono alcuni, soprattutto quelli col doppio colore e quelli con il diamantino, che sono cremosi, quindi vanno bene da usare con il dito poco e si stendono, che è uno spettacolo. Adesso chiudo la palette e ve li rimostro. Belli, belli, belli. L'unica cosa è che gli opachi sono davvero. Hanno pensato molto a come fare gli shimmer e i dual, non so, doppio ombretto e cosa, ma hanno messo gli occhi lì, tanto per questo è finito. Andiamo a prendere un'altra salviettina. E un po' mi dispiace sinceramente, perché poteva essere una bellissima palette, invece l'hanno un po' messi lì gli opachi, tanto per fare numero e tanto per avere altri colori da dire, ed è sì, non solamente shimmer, non solamente il dual chrome o altro, ma mettiamoci anche gli opachi. Speriamo che Pocahontas ci dia più soddisfazioni ed andiamo a vederla sempre con il diamante. Ok, ed è fatta così. I colori ci possono dare grande soddisfazione, sperando, e qua lo partiamo già dal primo a vederlo. Secondo è molto bello. Natura. Ok. Wind. Allora, Nature Wind, terzo e quarto, sono cremosi. Ecco, in questo caso
Non scrive niente, ma almeno il diamantino questo non è così polveroso. Nature e Wind, che è quelli cremosi, guardate qui che lavoro. Belli, molto belli, molto belli. Allora, poi andiamo avanti con un altro duo particolare. Un duo che però non si mischia, andiamo bene. Opaco, sappiamo già com'è. Io non ve lo dico più gli opachi, come sono. Si mischia poco, ma questo duo opaco è geniale. Dopo ve lo mostro. Allora, mi devo ricredere. Questo che si mischia poco, però è un bel colore, è un scimmerino ed è comunque sia sul marrone. E l'opaco, che è questo qui, mi piace, l'altro neanche a dirlo. Continuo a pulirmi e poi andiamo con questo, Prince. Ultima fila, Compass, finish cremoso. Io non voglio dirvelo, guardatelo voi l'opaco. Guardate quello che vi dicevo, il finish cremoso. Guardate che lavoro. Cioè, è stupendo. Allora, l'opaco è molto polveroso, però è anche molto bello. Gli opachi scuri sono molto belli. E adesso andiamo con gli ultimi tre. Morta la luce. Water. Non si mischiano tanto. Poi Grandmother Willow senza una luce, però le luci fanno un po' schifo. Vabbè, finiamo, mi avvicino. Belli, belli, belli. Allora, quelli shimmer sono davvero belli. Inutile dirlo, sono belli. Gli opachi scuri sono pigmentati e si sfumano senza perdere troppa intensità. Gli altri sono i colori più chiari sono gesso, semplicemente gesso. Quindi torno alla mia idea iniziale. Si sono concentrati tantissimo sugli shimmer, sui metallizzati, su questi duo bellissimi, delle texture anche particolari, molto belli, però hanno in questo modo sacrificato gli opachi. Li hanno proprio messi lì tanto per renderla una palette completa, perché sennò mancano degli opachi. Ma dirvi che è bella, no, non sono di qualità. E Catrice è la sorella più costosa e in teoria più qualitativa rispetto ad Essence. Credo che questa palette dimostri. Ok, allora, visto che mi è morta una luce, adesso vedrò perché, era collegata alla corrente, scopriremo se l'ha saltata. E niente, noi fatemi sapere che cosa ne pensate. Io continuo ad avere brillantini su tutta la mano che non sono andati via, quindi l'unica sarà lavarsi. Niente, un po' deluso da Catrice, molto meno da Essence. Fatemi sapere anche voi che cosa ne pensate e io vi do appuntamento al prossimo video.
Ciao!